Bentornati a New Generation, il programma dedicato alle band emergenti. Prima di iniziare con la puntata di oggi, vi ricordo che se siete una band emergente, scriveteci e vi dedicheremo una puntata. Ma veniamo al gruppo di oggi. Loro arrivano da Vercelli e sono i Novelis. Diversi cambi di formazione, i Novelis oggi sono formati da Andrea Curella alla voce, Andrea De Regibus alla chitarra, Simone Forti alla chitarra, Lorenza Ronza al basso, Fabio Dabando alla batteria. Nascono alla fine dell'estate del 2001 nella provincia di Vercelli. Il nome Novelis si rifà ad una località di montagna piemontese dove nasce l'idea di creare una band. I ragazzi iniziano subito a comporre pezzi propri che si ispirano alla scena Britpop e rock, dai Beatles ai Rolling Stones, passando poi per gli Who, gli Oasis e i Coldplay. Vengono selezionati per diversi contest a livello nazionale, arrivando spesso alle fasi finali, quali Voci Domani 2002 di Pescara, Giovani in Rock 2002 della provincia di Vercelli, con due brani inseriti nella compilation ufficiale della manifestazione. Saranno i finalisti regionali per Rock Targato Italia 2007-2008 e del Cornetto Free Music Audition 2004, ma otterranno grande successo e consensi anche nel 2007 al Lennon Festival di Belpasso Catania, nel 2008 al Stati Generali del Rock per Arezzo Wave e Prato Music Festival. Nel gennaio 2004 vengono selezionati dallo staff del Rolling Stone di Milano per esibirsi in occasione del Saturday Night Live e nel febbraio 2005, sempre per la stessa manifestazione, aprono la serata al gruppo headliner Super Elastic Bubble Plastic. Una traccia live tratta dal concerto milanese sarà inserita nell'EP di 5 pezzi dal titolo Tutto bene casualmente, che uscirà nel 2005 e che ottiene subito recensioni positive sui portali musicali Sonic Music e Music City e sulle riviste nazionali Tribe Magazine e Rockerilla. Nel 2007 esce Echi di giorni strani, del quale la traccia La mia astronave viene selezionata dall'etichetta Arci Sana Records per essere inserita nella compilation Arci Libertà e Musica, CD Box 2008. Ma verrà scelta anche da Radio 105 all'interno del concorso Vodafone Zero Limits e trasmessa per una settimana all'interno del programma Music and Cards, condotto da Alvin e DJ Giuseppe. Ma i live non finiscono qui. Gireranno tutta Italia per arrivare oltre confine,
Nel 2008 si esibiranno infatti al Bambolina Caffè di Parigi. Grande è anche l'attenzione da parte delle radio. Radio Mondo 106 seleziona il singolo Caduta di Stile per inserirlo nella propria programmazione musicale. Ma saranno trasmessi anche da Radio 192, Radio SN5, Radio City Vercelli e tante altre. Ci sei tu in fondo all'intemporale, ci sei tu quando manca colore, ci sei tu ragione tra il bene e il male, sei sempre al centro delle mie ossessioni, ma se ti piacere di vedermi scandagliare il cuore, le descrivo sul foglio, lo rivivo se canto, ma non vedi quanto dentro piango, ci sei tu accanto al mio dolore, ci sei tu in fondo di un temporale, ci sei tu quando manca colore, ci sei tu ragione tra il bene e il male, sei sempre al centro delle mie ossessioni, ma se ti reinvento non ho più soluzioni. Dall'una alle due è il primo album della band, contenente 13 tracce frutto di 4 anni di lavoro, e può definirsi un vero e proprio concept album che ruota tutto intorno alla storia del protagonista Pierre. L'album è stato presentato in anteprima il 6 maggio 2011 al Coco Club di Castelletto Cervo. L'album è uscito il 21 marzo, pochissimi giorni fa, ed è stato preceduto dal video del brano Ci sei tu, pubblicato su YouTube il 5 novembre 2012. I testi riportano la quotidianità di ognuno di noi, raccontano con estrema facilità quello che può capitare a chiunque, nella vita in generale o nell'amore in particolare. In questo lavoro dei Noveis troverete un mix elaborato di suoni e musiche, e i ragazzi sono già al lavoro per riuscire a riportare queste ambientazioni dal vivo. Per questo, da ottobre, si è unito al gruppo anche Matteo Sarasso, tastierista che collaborerà con la band nella promozione dell'album e nelle attività live. Potete trovare i Noveis su Facebook e sul profilo di Reverb Nation. L'album Dall'una alle due è invece disponibile su tutti i portali di distribuzione musicale, mentre se volete una copia fisica dovrete andare a qualche concerto in giro per l'Italia. Noi di New Generation pubblicheremo sul nostro profilo Facebook tutte le date che man mano i ragazzi pubblicheranno. Io vi saluto con un loro brano, dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Questa è Lady.
che non ferisci la mia.